nella canzone All'Erwaltin d'Andà Cargà ci sono dentro tutte le caratteristiche che ogni alpeggio aveva, caratteristiche di tipo sociale e anche di tipo naturale, che dice così: All'Erwaltin d'Andà Cargà, fra 15 di tutti quanti partirà, perché c'era la data più o meno precisa. Berle, Regerla, Sokol. Berle, Sokol e tante farine, un bel sacco di farine perché l'estate era lunga. Alla fine della sta, chissà quante musine, cioè chissà quanto guadagno faremo. La musine è l'elemosina, è quel poco che si riusciva a portare a casa. E dopo qui c'è tutto l'elenco dei monti. Chi cavandà fin su un ciarin, chiarino, e s'abituerà a forvin, perché lì non c'è acqua, la sua patisgrassie se non più fa patisgrassie. Chi che carghe in barcon scei, dal salemiche dei qui più sebei, ma purtroppo questa me sa, che su tant pighes da maridà, perché un monte dove ci sono tante ragazze. In casarse, chi de casarse, questa le vige, ai fa un altro buccio in della corege, nella cintura, perché quelle poche alle erbe buone raccomandeve alla madone, perché la casarsa era chiamata la val della fam, chiamata così perché c'era casarsa, c'era barconcelli subito sopra, c'erano i due forni di là, e quindi il pascolo si restringeva e quindi dovevano starci dentro, e allora la chiamavano un po' la val della fam perché l'erba era poca da sfruttare, e allora lì ecco che andavano a fare il fieno selvatico per poter integrare per le bestie l'alimentazione. Poi che i forni, chi tesore è ga o vimbon, chi tesore è ga o vimbon, chi de sore ol ben d'un macaron, perché sotto c'era un'osteria e sopra c'era il capraio chiamato macaron che aveva le capre con il caprone, col bec, ben d'un macaron. Quelli di Fraina, chi de Fraine, questa, aspetta, scusa, allora, chi che... Qui de Fraine se contente delle erbe curte, l'erba era piuttosto corta, ma buon la polente, quanche agli mangi col formaggio magro, ai bef l'acqua dolciare il quadro, la buona acqua di una sorgente, c'è il quadro. Chi da Cavrecol, monti importanti, danza le mie di qui più sei granci, ai pele giù, tutti i sas de Granon. I sas de Granon è la zona, sono sassi di una certa di un posto chiamati così. Per fa do tre berle dei Chargnon. Chargnon era il fieno selvatico. Quindi anche quelli di Caprecolo avevano poco fieno selvatico e dovevano attaccarsi ai sassi perché lì c'erano i sassi. Qui dalla rasghe, cos'hai da di se noi a marmote non ma per sci, cioè se noi ci lamentiamo, perché lor per 4.000 all'an e avastaenti mes al mosc e ai tawan, perché ci sono e basso e lì c'erano tante mosche e tanti tafani. Rasca, qui che carghe a promanie, ai cœurs, il risotto nel latte di Premaniga è molto celebre. Ai cœurs, ollac con le branche de vrighe, con l'erica, perché a Premaniga non ci sono boschi, quindi quando devono cuocere la legna è dura andarla a prendere. Allora si diceva nella canzone: ai cœurs, ollac con le branche de vrighe, ma de risot è ne fa da mat. E stai più sicuro che saprà da gatto. Nonostante usano l'erica, il risotto gli brucia. Saver da gatto vuol dire saper di bruciato.
Poi, allora, siamo a prima niga, qui che carga in Piancalade. Piancalada è molto scosceso, con su tanta roccia. Hai da fa scuole di cordate, devono imparare a vivere in cordata. Hai da sta attenti sire e mattin, che non che se vie giù il gallin, perché lì anche le galline erano a rischio. Poi non c'era Solino. Solino era un punto di Piancalade dove avevano le soste per andare su con le mucche a fare Solin e delle guacce. Chi col mangià il formaggio buono aveva andato su a delle guacce. Ma i samighe indotterà la merda. E per i sassi che mica di erbe. Voleva dire che lo sterco delle mucche non sapevano dove metterlo perché il pascolo era talmente pieno di sassi che non c'era, c'era poca erba. Anche lì erano molto, molto ristretti nell'alimentazione delle bestie. E dopo c'è la finale che dice: se è vergun che sa offendu, diceva così, se c'è qualcuno che si è offeso, mi non ve l'ho, perché le sta lì. Quello Rijat che inventa la canzone e che mi dice di cantare alla televisione. Questa è la canzone di Alleluia Nanda Kargà e dice un po' le caratteristiche di ogni alpeggio, dal lato proprio naturale, cioè i problemi che incontravano monticando quel tipo di alpeggio.